estremamente emozionata. Come tutti. È un overdose di emozione. Oltre il male, è questo il tema di cui stiamo parlando. Però io vorrei soffermarmi un attimo sulla parola male. Un brutto male, un male incurabile, dopo una lunga malattia. Tutte definizioni che portano alla temuta parola cancro. Io non penso che sia così, penso che ci siano tante altre malattie altrettanto importanti, altrettanto dolorose e altrettanto difficoltose da superare. È vero, è una lunga via crucis e lo so per esperienza perché a 36 anni ho subito un intervento di cancro a seno, chimioterapia, radioterapia e tutto ciò che si può immaginare, ma non voglio soffermarmi su questo. Voglio dire che anche all'interno di questo percorso difficile ci sono delle realtà inventate per moltiplicare delle risorse che nessuna spesa sanitaria potrà mettere a rischio, ed è il volontariato. Parlo dell'associazione di volontariato, Noi Sempre Donne di Coma, un'associazione di volontariato nata da un appello lanciato da una donna che ha vissuto l'esperienza del cancro, Olga Ceriani. Un appello rivolto, e qui sta la peculiarità dell'associazione, rivolto solo ed esclusivamente a donne che hanno vissuto questa esperienza, vissuto, patito e superato questa esperienza. Persone che poi sono, sarebbero diventate volontarie, ovviamente sotto la guida, sotto una formazione medico-scientifica e sotto la guida, la verifica di psicologi, perché ovviamente dobbiamo essere in grado di fare questo lavoro. Offriamo sostegno umano e psicologico ai malati di cancro e ai loro familiari. Il sostegno umano è semplice, è la creazione di un legame temporaneo fatto di solidarietà e condivisione con chi sta vivendo questa esperienza. Noi persone che abbiamo vissuto, e giustamente l'aveva accennato anche Maria Teresa, siamo facilitati in questa relazione perché ne conosciamo a fondo i meccanismi psicologici legati a questa esperienza e sappiamo condividere momenti di dolore, l'alternarsi di momenti di speranza e momenti di enorme tristezza e di abbandono.